Eravamo rimasti. Non ho neppure dovuto dire il solito. Il gelattaio ha subito riempito il cono di stracciatella. Ecco qua, come al solito, dottore. Se mi piaceva la stracciatella, aveva ragione, buonissima. È piacevole scoprire la stracciatella a 60 anni, come dice quella barzelletta di Gianni sull'Alzheimer. Piacevole, scusate, scoprire la stracciatella a 60 anni, come dice quella barzelletta di Gianni sull'Alzheimer. Il bello è che ogni giorno incontro un sacco di gente nuova. Gente nuova, avevo appena finito il gelato. Senza mangiare il cono sino in fondo e buttando via l'ultima parte. Perché Paolo mi ha poi spiegato che era una vecchia mania. Sin da piccolo mia madre mi aveva insegnato che non bisogna mai mangiare. Che non bisogna mangiare, scusate la punta, perché quella che il gelattaio ha tenuto con le sue mani poco pulite. Cosa di un tempo che i gelati li vendevano col carettino. Quando ho visto avvicinarsi una donna, elegante, forse sulla quarantina, un viso un po' sfrontato, mi è venuta in mente la dama con l'ermellino. Già da lontano mi ha sorriso e mi sono preparato, un bel sorriso anch'io perché Paolo dice che il mio sorriso è irresistibile. Gli ho sorriso anch'io. Ecco che italiano. Le ho sorriso anch'io perché Paolo dice che il mio sorriso è irresistibile. Mi è venuto incontro afferrandomi per entrambe le braccia. Iambo, che sorpresa. Ma deve aver colto qualcosa di vago nel mio sguardo. Il sorriso non basta. Iambo, non mi riconosci. Sono dunque invecchiata tanto. Vanna, vanna. Vanno, sei sempre più bella. È che sono appena stato dall'oculista e mi ha messo quella cosa negli occhi per dilatare la pupilla, le pupille. Per qualche ora avrò la vista confusa. Come stai, dama con l'ermellino? Dovevo averglielo già detto perché ho avuto l'impressione che non mi dessero gli occhi. Iambo, Iambo, mi ha sussurrato accarezzandomi il viso. Iambo, Iambo, mi ha sussurrato accarezzandomi il viso. Sentivo il suo profumo. Iambo, ci siamo perduti. Volevo sempre rivederti. Per dire che sarà stato breve, forse è stata colpa mia. Ma per me sarai sempre un ricordo dolcissimo. È stato bello. Bellissimo, ho detto con qualche sentimento. E la ridichiarivo che il giardino delle delizie, superba interpretazione. Mi ha baciato sulla guancia, mi ha sussurrato che il suo numero era sempre lo stesso e se n'è andato. Vanna, evidentemente una tentazione a cui non avevo saputo resistere. Gli uomini, che mascalzoni. Con De Sica. Maledizione. Che gusto c'è ad aver avuto la storia? Se poi non si può, non dico raccontare agli amici, ma nemmeno riassaporarlo ogni tanto.
Nelle notti di tempesta mentre ti crocioli sotto le coperte. Sin dalla prima sera sotto le coperte, Paola mi faceva addormentare accarezzandomi la testa, mi piaceva sentirla vicino. Mi piaceva sentirla vicino. Era desiderio. Finalmente ho superato il pudore. E le ho chiesto se facessimo ancora l'amore. Con moderazione, più che altro per abitudine, mi ha detto, senti voglia? Non so, lo sai che ho ancora poche voglie, ma mi chiedo se... Non chiederti, cerca di dormire. Sei ancora debole. E poi a nessun costo vorrei che tu facessi l'amore con una donna che hai appena conosciuto. Avventura sull'Oriente Express. Orrore, una sembra in un romanzo di De Cobra. Capitolo 3. Forse qualcuno ti disfiorerà. Che forse si dice ti sfiorerà. So muovermi fuori casa, ho anche imparato a comportarmi con chi mi saluta. Si misurano il sorriso, i gesti di sorpresa, la letizia o la cortesia, osservando sorrisi, gesti e cortesia dell'altro. L'ho provato coi condomini sull'ascensore, il che dimostra. Scusate, l'ho imparato, l'ho provato coi condomini. E dai, scusate. L'ho provato coi condomini, sull'ascensore, il che dimostra che la vita sociale è solo finzione. Ho detto a Kelly che si complimentava con me. Dice che questa storia mi rende cinico, per forza, se non incomincio a pensare che tutta la commedia ti spari. Insomma, mi ha detto Paola, è ora che vai in ufficio, da solo, ti vedi con Sibilla. E mi dici che cosa ti ispira al tuo posto di lavoro. Mi è tornato in mente quel sussurro di Gianni sulla bella Sibilla. Chi è Sibilla? La tua assistente, la tua factotum. È bravissima. E ha mandato avanti lo studio in queste settimane. Oggi le ho telefonato ed era molto fiera per non so quale ottimo affare che ha combinato. Sibilla, non chiedermi il cognome perché nessuno lo sa pronunciare, una ragazza polacca. Si stava specializzando a Varsavia in biblioteconomia. E quando la giù il regime ha incominciato a incrinarsi, prima ancora della caduta del muro di Berlino, è riuscita a ottenere un permesso per un viaggio di studio a Roma. Scusate, sono mezzo rincoglionito dal sonno. Non so se si sente. È carino, anche troppo. E debba aver scoperto il modo di commuovere qualche pezzo grosso. Sta di fatto che una volta arrivata qui non è più tornata e si è cercato un lavoro. Ha trovato te o tu hai trovato lei? Sono quasi 4 anni che ti aiuta. Oggi ti aspetta. Sa quello che ti è accaduto e come deve comportarsi. Mi ha dato l'indirizzo e il numero di telefono dell'ufficio. Con Largo Cairoli si imboccava via Dante prima dell'alloggio dei mercanti, che è un alloggio che si vede a occhio nudo. Si svolta a sinistra e si va e si è arrivati. Se hai un problema, entri in un bar e le telefoni o mi telefoni. Invieremo una squadra di pompieri, ma non credo che ce ne sarà bisogno. Ah, tieni presente, con Sibilla avevate iniziato a parlare francese. Quando lei non sapeva ancora l'italiano e non avete mai smesso, un gioco tra voi due. Tanta gente impiedante, è bello passare accanto a una serie di strani senza essere obbligato a riconoscerli, chiede sicurezza. Ti
Ti fa capire che anche gli altri al 70% sono nelle tue stesse condizioni. In fondo potrei essere qualcuno che è appena arrivato in questa città, si sente un po' solo, ma si sta ambientando. Salvo che io sono appena arrivato sul pianeta. Qualcuno mi ha salutato dalla porta di un bar. Nessuna richiesta di agnizione drammatica. Ho agitato la mano in un cenno di saluto e le filate lisce. Ho individuato la via e lo studio come un boy scout che vince la caccia al tesoro, una targhetta sobria da basso, studio Bibbia. Non dovevo avere, scusate, una gran fantasia, ma in fondo fa serio, come potevo chiamarlo, Alabara Napoli. Ho suonato, sono salito, al primo piano c'era la porta già aperta e Sibilla sulla soglia. Bonjour, Monsieur Riambo. Pardon, Monsieur Bodoni. Come se fosse lei ad aver perduto la memoria. Era davvero molto bello. Capelli biondi lisci e lunghi che le incorniciavano l'ovale purissimo del viso. Scritto in corsivo. Non un filo di trucco, forse qualcosa appena appena al suo di occhi. L'unico aggettivo che mi è venuto in mente è stato dolcissima, uso stereotipi, lo so, ma è grazie a loro che posso muovermi tra gli altri. Indossava un paio di jeans e una maglietta di quelle con una scritta sopra, smile o qualcosa del genere, che metteva in risalto con pudore due segni adolescenti. E siamo a pagina 50.